È un piacere averti qua, anche perché ti abbiamo invitato e tu hai accettato molto volentieri, anzi sei venuta anche a trovarci in studio per parlare della nuova edizione che sta per aprire i battenti. Potremmo chiamarla, adesso noi la chiamiamo così amichevolmente, la sezione off della rassegna Mi rifugio al cinema, che, come voi sapete, ascoltatore e ascoltatrice, questa rassegna che ormai ha più di 10 anni di vita ed è una rassegna cinematografica che solitamente viene proposta d'estate, in mesi di luglio ed agosto, nel giardino, nel bellissimo giardino del Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni. Ma da qualche anno la Chiesa Valdese di Villarpelli ci ha pensato appunto di anticipare un po' il Mi rifugio al cinema proponendo una versione primaverile. Così, da quanti anni avete impostato questa iniziativa e perché, Jessy? Allora, ormai sono 5 anni che il gruppo giovane di Villar di allora ha messo in piedi questo progetto, ha ideato e realizzato questo progetto. Perché? Innanzitutto perché in valle non era presente e non è ancora presente purtroppo un cinema. Poi come seconda cosa per avere una serata di condivisione un po' diversa dal solito, non avendo magari un ospite a raccontare, una discussione, un dibattito, ma più una serata di relax, diciamo, ma sempre con uno spunto di riflessione, perché i film che abbiamo proposto negli anni non sono mai stati scelti a caso, ma con una motivazione. Solitamente sceglievamo delle giornate a tema, mondiali, diciamo, che per noi era importante ricordare, festeggiare, come l'8 marzo, la giornata della memoria, il 25 aprile, la giornata contro l'omofobia. Quindi, ok, un momento di relax, di condivisione, di guardare un film tutti insieme, che magari qualcuno ha anche piacere di farlo, però con sempre una cornice di riflessione. Un momento anche poi magari per scambiarsi due idee, due pensieri su quello che si è visto. Sì, assolutamente, infatti alla fine poi facevamo sempre un momento rinfresco in modo da commentare un po' il film e da fare due parole insieme. Ecco, quindi insomma è una bella iniziativa che unisce in un modo così light anche la riflessione, perché no, l'attenzione a temi di attualità che poi ci toccano personalmente. Anche quest'anno è stato pensato appunto di riproporre questo appuntamento e Mi rifugio al cinema alla Sala Polivalente di Villarpellice. Si inizia quando e con cosa, Jessy? Allora, iniziamo giovedì 23 febbraio con Frida, sarà il primo film. Quest'anno abbiamo voluto dare nella scelta dei film un taglio autobiografico, sono biografie, storie di persone importanti, storie di speranza, e appunto, senza far troppi spoiler, il primo sarà il 23 febbraio e racconta appunto la storia di Frida. Andremo avanti fino a giugno. Giugno sarà dedicato ai bambini, quindi ai cinebimbi, che anche questi facciamo ormai da anni e piacciono molto. E il cartone sarà preso dal repertorio degli anni 2005, Mucca e la riscossa, che è però sempre amato da tutti. E ci saranno anche lì giochi e attività prima del cartone, che è alle 20:45 come tutti i film. E poi niente, una serata dedicata ai più piccoli. Hai detto tu che appunto c'è questa collaborazione con il Rifugio Carlo Alberto, che ringraziamo tanto perché dall'anno scorso ci dà una grossa mano nella gestione un po' di tutto, nella scelta dei film. Loro ce ne propongono molti, ci aiutano anche a organizzare la serata, le cose più tecniche, quindi questa collaborazione è davvero fondamentale per noi. Certo, e poi direi che è anche un bel rimando, no? Nel senso che sì. Crea un po' di attenzione verso entrambi gli appuntamenti. Sì, esatto, un po' come non lasciare sguarnita tutta la parte invernale. Sì, esatto. C'è questo attacco. È vero che non puoi usare il giardino, ma però c'è comunque una bella sala a disposizione. Esatto, quindi sì, insomma è un buon modo anche per sfruttare la bellissima sala che ha Villar. Eh sì, quando ci sono delle strutture è importante poterle utilizzare. Jessy, so che però avete, adesso non facciamo l'elenco di tutto il calendario che è stato definito, è ancora in parte in via di definizione, sappiate che c'è un appuntamento al mese, giusto? Esatto, sì. Un appuntamento al mese sempre di giovedì, tendenzialmente, sì. Alla sera. L'anno scorso era l'ultimo giovedì del mese, quest'anno tra impegni nostri, della sala e della chiesa, sarà il giovedì del mese che verrà comunicato man mano. Però è un giovedì. Sì, sì. Però volevo giusto citare un'altra collaborazione importante, anche questa l'ha portata avanti da parecchi anni, insieme all'Associazione Nazionale Partigiani Italiani e in particolare con il Comitato Valpelli.
15. Esatto, esatto. Organizziamo sempre un film insieme a loro per il 25 aprile, anche quest'anno. Andiamo, ci sarà. Sì, sì, ci sarà questa collaborazione. Bene, che è un modo importante anche appunto per parlare di attenzione al territorio, di memoria, di storia e ovviamente anche di attualità, cioè ribaltare tutti questi concetti sull'attualità che stiamo vivendo. Quindi, Mi rifugio al cinema a Villar Pellice, aperto ovviamente a chiunque. Sì, esatto. Non c'è limite di età o di partecipazione, anche se non siete della chiesa di Villar Pellice potete chiaramente, anzi ne saranno ben contenti, partecipare. L'appuntamento, ripetiamo, inizia con questa rassegna giovedì 23 febbraio e con Frida, con il film Frida dedicato, sì, a Frida Kahlo, sì. E quindi ti ringrazio, Jessy De Laurenti, per essere stata con noi. Buon lavoro a te e a tutto il gruppo, insomma, che si occupa di portare avanti questa rassegna, e ovviamente ci saranno maggiori indicazioni, immagino, sui social, sul sito della, sì, esatto, chiesa. Tra poco uscirà la locandina definitiva, quindi prossimamente. Grazie e buona visione, buona rassegna cinematografica a tutti e tutte voi.